oggi è sabato sera e quindi devo scendere e voglio farvi fare questo trucco, ve lo voglio far vedere. È un trucco tipico che di solito appioppano, tra virgolette, alle candide belle bionde con gli occhi azzurri, che non si offendano le altre. Comunque è un tipico trucco celeste con labbra rose che ci appioppano. Però visto che mi piace lo voglio fare anch'io. La prima cosa, ovviamente, appoggiamo la base cremosa, così l'ombretto resiste tutta la serata su tutta la palpebra. Ok, secondo passaggio, una matita blu scura. Io ho questa della Rimmel London che si chiama 021 Demi-Glow Blu, matita blu, semplice e pura. Vado a tracciare una linea né troppo sottile né troppo spessa all'attaccatura. Che comunque dopo verrà sfumata dall'ombretto. A questo punto l'ombretto celeste. Io prendo questo dalla Trousse della Devora. È un celeste molto shimmer e molto, molto chiaro. Lo prendo con la mia spugnetta e traccio, cioè lo appoggio all'attaccatura delle ciglia, stando molto bassa con l'ombretto. Andando sopra la matita così viene sfumata, tanto comunque dopo ci ritorno. E mi tiro un pochino più su con una specie di linguetta. A questo punto, un pennello. Da sfumatura sfumo l'angolo esterno e porto il prodotto nella piega senza aggiungere altro prodotto sul pennello. Ora, un pennello piccolino e un ombretto blu. Anche questo è shimmer. Oggi sono tutta shimmer. Lo intingo un po' nell'ombretto e vado a disegnare, colorare la mia V finale. Quindi parto dall'attaccatura delle ciglia esterne, arrivo alla piega dell'occhio, qua all'angolo esterno, e rientro un po'. E sfumo, inizio a sfumare con questo piccolo pennello, in questo modo. Così a colorare la B. Riprendo il pennello da sfumatura e continuo a sfumare il blu e lo porto nella piega dell'occhio. Salgo anche un pochino più su. Non tanto perché il trucco non è molto alto, è abbastanza stretto. Non è quei trucchi che arrivano fino sotto l'arcata. Ok, poi. Ah sì, un illuminante sotto l'arcata sopraccigliare. Sopraccigliare. Ho una difficoltà con le R stasera. Questo è un beige shimmer, tutto sbrillocchioso. E poi riprendo la matita e ritorno su e anche giù, qua alla la parte esterna della rima inferiore.
poi anche all'esterno. Poi applico il mio mascara, questo è sempre quello della Valentina by Kajal 2 in 1. Sto ridendo perché il mio fidanzato l'ha nominato in un altro modo. Evitiamo di dire perché può essere offensivo. Comunque applico il mascara. Anche sotto. E ora la parte nera, che poi sarebbe la parte volumizzante. Con molta attenzione perché è uno di quei mascara che macchiano, che è una bellezza. Secondo me, già l'ho detto in un altro video, è troppo liquido, perciò si rischia di rovinare il trucco. Ovviamente mi concentro verso la fine per aprire un pochetto lo sguardo. Piaceva come è uscito dall'altro lato. Ok. Ora pettino le mie sopracciglia col mio spazzolino da denti e riempio qualche buchetto qua e là con la matita per sopracciglia. Ultimo passaggio, aggiungo un altro po' di celeste qua all'attaccatura sulla matita, così viene sfumata e il celeste si vede di più. Ok, per le labbra ho già applicato una matita color carne e su vado a mettere un lucida labbra rosa. Dov'è? E qua. Quindi prendo il pennellino e metto il lucidino. Ok, i capelli. Ok, il trucco per stasera è finito. Sulla scia bionda e delicata, angelica tra virgolette, ho sistemato i capelli con due pinzette qui così, uno e due, il mio fidanzato odia. E niente, un bacione e ci vediamo nel prossimo video. In gamba!